questo! Cosa vedi, Enkidu? Basim, vieni qui. Mi sembrava di ricordarti più alto, Basim. E tu non sei cresciuta di mezza spanna, Rebecca. Non vorrei che questa fosse inimicizia. No, ci punzecchiamo come durante l'addestramento. Roshan mi ha detto che tu sei di qui. In un certo senso. Ho vissuto qui prima di spostarmi ad Anbar. Non è poi così diverso dai posti che già conosco. I ricchi si puliscono il culo con i vestiti dei poveri. Ho questo ricordo di Karh. E invece Karh è cambiato. Rebecca ha scoperto che nel distretto dilaga la corruzione. Più del solito. Abbiamo sentito parlare di ufficiali violenti, di merci controllate e sequestrate. Qualcuno ha preso il controllo del distretto. Provo a indovinare l'ordine. Ci sarà una grande asta, il Dairat al-Mal. Una fiera annuale di ricconi che fanno sfoggio dei loro gingilli dorati. Com'è ovvio, l'evento è riservato agli invitati. È probabile che uno dei nostri bersagli sia presente. Quindi, dovrò entrare all'asta e scoprire di chi si tratta. Ma che bravo! Sei proprio sveglio! Tu non c'eri arrivata, vero? Seguiamo la pista fino in fondo e forse troveremo degli indizi. Posso mostrarti dove cercare. Quando sarai pronto, mi troverai qui fuori. Maestra. Sei pronto, Basim? Karh ci aspetta. Sono pronto. Andiamo. Vieni con me. Hai mai pensato che saresti tornato qui a Karh? No. Ho trascorso quasi tutta la mia infanzia in queste strade, facendo amicizia con ratti e scarafaggi. Ho anche bei ricordi, ma sono pochi. I ricordi servono solo a distrarci. L'ordine esercita la sua influenza ovunque, come se Baghdad fosse una fattoria di sua proprietà. Non per molto. La responsabilità grava sulle nostre spalle. L'ordine è un morbo che sta appestando Karh, e noi siamo la sola cura possibile. Credete che a Rebecca piaccia la vita a Karh? Lei non ama tutta questa politica, ma ha un compito da svolgere. Non è facile apprezzare Karh. Mercanti che si fanno la guerra,
Uomini ossessionati dal denaro, dai profumi. A questa gente piace perdersi in un paradiso tutto suo. Un paradiso che soltanto i ricchi e i corrotti si possono permettere. Forza, ci siamo quasi. Bentornato a Kar. L'odore delle spezie riempie l'aria. Cosa avete provato quando avete ucciso la prima volta? Lo ricordo appena. Era un uomo che conoscevo bene. Prima di questa vita. Prima degli occulti. Non ve ne ricordate? Quel ricordo è sepolto accanto a lui. Non volevo che la sua morte mi perseguitasse come il suo respiro aveva fatto in vita. Non sarà il passato a definirmi. È per questo che ora mi considero una figlia di nessuno. Se non placchiamo la tempesta dentro di noi nella veglia, ci coglierà nei sogni. Come per te e il tuo djinn. Bene. Hesuk, come ha detto Rebecca, c'è stato un attacco delle guardie. Hanno rotto casse e bottiglie. Qual è il motivo dell'aggressione? Lo scopriremo. Ho anche saputo che stanno sequestrando merci esotiche della Via dell'Est. La Via dell'Est? Forse conosco qualcuno che può aiutarci. Non lo vedo da anni, ma spero che sia qui. Sarei molto felice di rivederlo. Non abbandonarti alla nostalgia, Basim. Non accadrà. So bene che le cose cambiano. È passato di tempo. Mi chiedo cosa sia cambiato qui intorno. Forse potrei fare visita a un vecchio amico. Visione più ampia. Cittadini, avete assistito a manifestazioni di solidarietà nei confronti dei Sono dei duri. Via! Indietro! Ormai ha chiuso. Avrebbe dovuto pagarli la prima volta che l'hanno minacciata. Come darle torto? Da quando c'è questa tassa sui banchi, riesco appena a campare. È dura fare il mercante. Ma
tutto. Hanno distrutto tutto. Quelle guardie non hanno nessuna pietà. Questo è niente. Hai sentito cosa stanno facendo alla me? Cantini profumi. Certo, era un gin. E ora è sparito. Cosa? Ehi, che succede? Sono stanco di aspettare. Non dovrei nemmeno essere qui. E non mi pagano abbastanza per questo. Tagliale un dito. Forse così si convincerà a pagarci. D'accordo, ma terremo. Che vengano pure. Ti aspetterò. Non abbiamo paura. Aiutatemi! Meglio tornare ti indietro. Scongiuro. Non c'è motivo di essere così nervosi. Torniamo ai nostri posti, ma con gli occhi bene. على بعد ثلاثة
questo non ti riguarda. Sparisci. Qui! Prima o poi ci rivedremo. Oh. Tenere gli occhi aperti non fa mai male. Oh. Aiutatemi! Vi scongiuro! Vattene! Ehi, allontanati! Non puoi stare! Ehi! È la tua fine! Stai morendo di paura, eh? Andate, vada! Andiamo di qua! Ti seguo, troveremo il bastardo. No. Non ci sfuggirà. Lì. Agli ordini. Non fuggirai. Brutto codardo. Merda. Tornerai. E io sarò qui ad aspettarti. Grazie agli dèi! Dove sono le guardie? Arrestate quell'uomo! Che gioia! Che cosa avete fatto per farvi aggredire in quel modo? Non ho fatto niente. Sono solo a corto di denaro. Gli affari sono affari, ma quella tassa è troppo cara. Il commercio va male? No, ma le guardie hanno iniziato a chiedere sempre più denaro. Il problema sta lì. Questo riguarda anche altri mercanti? Soprattutto quelli che non sono di qui o che sono di una fede diversa. Non ci sentiamo sicuri qui a Karh. Ora sono in attesa di un carico, ma temo che le guardie mi abbiano sequestrato merce e cammelli. Sarebbero dovuti arrivare insieme ad alcuni mercanti diretti al Dairat al-Mal.
Se poteste, amico mio, vi chiederei di cercarli. Molto bene. Dovrebbero trovarsi lungo la strada che conduce alla porta sud di Baghdad. Ah, forse li incontrerò alla piccola oasi lungo la strada verso sud. Vi ringrazio, Saidi. La strada oltre la porta sud di Baghdad. Dovrei andare a cercare quella carovana di mercanti. Hai mai fatto visita ad Abdullah? Non diventerai mai un capitano. Credo che quello sia il campo dei mercanti. Fermo! Fermo! Chi va là? La pace sia con voi. Mi manda una vostra amica. Era preoccupata per la vostra incolumità. Come potete vedere dalla testa del cavallo, aveva ragione di esserlo. Ancora non sappiamo che significhi. Vi aiuterò io. Forse posso scoprire cos'è successo. Ve ne saremmo grati. Il colpevole avrà lasciato degli indizi. Orme. E una scia di sangue. La testa del cavallo è stata trascinata al centro del campo. Lenticchia, povero cavallo mio. Oh cielo, chi mai può averti fatto questo? La testa è tagliata di netto. Non provare a guardarmi. La lama era molto affinata. Non sono stato io. Era il vostro cavallo? Ormai appartiene ad Ade. Ora non solo devo preoccuparmi della brama di denaro di Baghdad, ma anche della salvezza del mio bestiame. Malaka. Riposa in pace, Lenticchia. Cos'è successo qui? È successo a notte fonda. Non ho visto bene, ma ho visto qualcuno, credo. Non ne sono certo.
Credo di sapere cos'è accaduto. Si tratta di un avvertimento. Qualcuno vuole impedire il vostro arrivo. Ma perché farmi una cosa simile? Io non ho nemici, né conti in sospeso. Potrebbe accadervi qualcosa di peggio lungo la strada. Lasciate che vi scorti fino alle porte. Fareste questo per noi? Evviva! Allah vi benedica. Presto, andiamocene da qui. Muoviamoci. La città non è lontana. Venite, dobbiamo andarcene da qui. Presto. Dovevo starmene a casa. Dov'è casa vostra? Vengo da un luogo chiamato Grecia, a ovest di qui, oltre il mare. Io e il mio cavallo Lenticchia trasportavamo merci da e per Baghdad. Quante città abbiamo visitato? Gerusalemme, Basra, Samarra. Dove state andando? La vostra amica mercante mi ha detto che le merci sono destinate al Dairat al-Mal. Sì, la grande asta è un evento importante e abbiamo ricevuto molti ordini. Voi parteciperete dunque? Partecipare? Ah, se solo avessi denaro da spendere. No, noi forniamo solo il necessario per i preparativi. Ci vorrà molto. Ah! Insistete! Insistete!
razza di vigliacco. Ecco. Le guardie rispondono a qualcuno di nome Al-Anka. Questo conferma i miei sospetti. Qualcuno li ha mandati a ucciderci. È probabile. Non mi sorprende. Come vi dicevo, non mi sorprende. Abbiamo protestato a gran voce contro le tasse del califfato. Potrebbe costarci la testa, ma il silenzio è un alleato della corruzione. Le proteste non sono ben viste. Non sarei sorpreso se ci punissero in modo esemplare per scoraggiare chiunque voglia imitarci. Eccoci qui. Grazie infinite, Saidi. Fate attenzione a Baghdad. Tra i mercati corre voce di commercianti svaniti dai loro banchi. Vi è giunta voce di tali ingiustizie. Chi ne avrebbe motivo? Si dice che a essere presi di mira siano i mercanti che non sono di qui. Gli Abbasidi vogliono entrare in tutti gli affari. Ciò che conta è il denaro, non le vite umane. La nota caduta alle guardie è opera di qualcuno di nome Al-Anka. È la persona responsabile dell'attacco. Ho sentito le guardie riferirsi all'esattore usando il nome Al-Ank, ma è strano perché Ank è femminile. Dimmi come si chiama e dove posso trovarlo. Suhali risiede nella zona ovest di Kark. Siate molto cauto, non credo agisca da solo. Grazie, amico mio. Che Allah vi protegga. Thank you.
Fermati subito. Che stai facendo? Mi sono battuto contro quei guerrieri dai capelli biondi. La freccia mi ha preso qui. Una ferita superficiale. Jamil ha pagato il suo debito, poi. Partiremo presto. Mostrami la via da seguire. Perdonami, Enkidu. Ti ho messo in pericolo. Farò una visita all'esattore. Cosa? Chi è? Cosa chi ha? Facciamo il nostro lavoro. Cosa se ne pentire? E va bene, torniamo indietro. Che cos'è? Ma...
Vai, Enkidu. Il blocco del porto è finanziato con il denaro dei cittadini. Forse qui intorno posso trovare altre informazioni. Ehi, cosa? Ti farò mangiare il tuo fegato! Dovevano essere qui con i soldi. Ero comoda stavolta. Quanto ci vuole a scucire dei soldi a questi idioti? Grecia, India, Cina. Nessun riguardo, nemmeno verso la sua gente. Il Dairat al mal si avvicina. Se non trovo quel denaro in fretta...
Hai riscosso le tue tasse. L'esattore non lavora da solo. La persona che muove i suoi fili non è di Baghdad. Questa lettera odora di qualcosa. Profumo. Rosa e... ferro? Tutto a posto. Bene. Ehi, che cos'era? Qualcuno potrebbe nascondersi lì. La cena è per qui. Prendi questo! Quando ti trovo ti ammazzo! L'ordine di aumentare le tasse. Nelle loro casse altro denaro. Qui ho finito. E ora seguirò l'altro indizio.